Amici della Gazzetta Ionica Web, benvenuti. 5 maggio 2012, Palla d'Aguzzi, ore 18. Inizia la finalissima che può valere una stagione, il D-Day come l'hanno definito in parecchi. Di fronte le magiche leonesse dell'F Volley Santa Teresa, dall'altro lato il Barcellona 95, oltre 300 persone che sono venute da Santa Teresa per sostenere le nostre giocatrici. E qui un'atmosfera incredibile, scusateci se siamo emozionati, ma è il lavoro di un anno che si racchiude in poche ore e quindi non sapremo se resisteremo a questa telecronaca, ma ce la metteremo di tutto. Mi scuso in anticipo se farò qualche strafalcione, ma io lo faccio col cuore e ripeto, siamo tutti qui per centrare questo obiettivo, speriamo di entrare nella storia. Pochi minuti all'inizio, mentre passa l'inno d'Italia, vi detto le formazioni per il Barcellona: col numero 1 Sacca, col numero 3 Torre, col numero 4 Caruso, col numero 6 Chiofalo, col numero 7 Genovesi, col numero 8 Nania, col numero 9 Brigandì Martina, col numero 10 Salina, col numero 11 Simona Brigandì, col numero 12 la Bella Macina, col numero 13 il capitano Marzo, col numero 16 la Perdichizzi, il libero, col numero 18 Erba, allenatore Domenico Fazio, arbitro primo il signor Paolo Messina, il secondo il signor Francesco Pavone da Catania, per l'F Volley il Dream Team, col numero 1 la magica Teresa Parasporo, la Nigna De Rocca, col numero 2 Sonia, il capitano Camelia, col numero 3 Valentina Martello Cicala, col numero 5 Rosa Red Bull Letizia, col numero 7 Andrea l'angelo volante Serban, col numero 8 Fabiana Warrior Cannata, col numero 9 Antonella sinistro killer pedale, col numero 10 Alessandra El Grinta Maccarrone, col numero 11 Ilenia il Puffo Miano, col numero 13 Marcella Veloce Scrimieri, col numero 21 Irene Braccio Bionico Ferraro, col numero 25 Virginia Milorceva, allenatore Carmelo Spinella. Tutto è pronto qui dal Palla d'Aguzzi, con una discreta rappresentanza anche della tifoseria ospite, pubblico invisibilio. Una gara che sicuramente rimarrà nella storia, un gruppo fantastico che ha cavalcato sin dalle prime giornate vittoria su vittoria ed ha dimostrato sul campo di valere tutta questa finale. Un anno sicuramente irripetibile, grazie ad uno spogliatoio splendido, grazie alle ragazze che dalla panchina hanno sostenuto come se fossero in campo le loro colleghe. E quindi prima di cominciare voglio ringraziare Antonella Pedale, grazie Antonella, voglio ringraziare Elenia Milano, grazie Elenia, Valentina Cicala che ha giocato un po' di meno, Annalisa Foti anche se stasera non c'è, Fabiana Cannata che meriterebbe tutta la vita di giocare titolare ma che purtroppo si scende in campo in sette col libero e quindi spesso e sovente si è trovato in panchina. Queste sono state il vero segreto di questa squadra, una squadra fantastica che ha trascinato un intero paese che oggi è qui al fianco delle leonesse a sostenere e a gridare forza F Volley! Tutto è pronto, il primo arbitro Paolo Messina sale sulla scaletta e tra qualche istante darà il fischio d'inizio, il sestetto titolare per l'F Volley è il solito con Andrea Serban, Alessandra Maccarrone in posto 4, dal centro Marcella Scrimieri insieme a Sonia Camellia a palleggiare, Teresa Parasporo, libero Rosa Letizia, opposto Irene Ferraro, a disposizione lo ricordiamo Fabiana Cannata, Antonella Pedale, Valentina Cicale, Ilenia Miano e Valentina Milorceva. Libero Vincenza Torre, allenatore signor Fazio Domenico. Mentre le squadre stanno per scendere in campo,
stata già annunciata. E c'è il pubblico in viso, in visibilio, la tribuna a sostenere le ragazze mentre vengono chiamate. Eccola qui il nostro vice capitano, eccola Marcella Scrimiera con le sue super veloci, il bomber braccio bionico Irene Ferraro ed il libero, la trascinatrice, il motore di questa squadra, Rosa Lodizie. Abbiamo i brividi a commentare questa partita. Ed eccoci qua. Si sta per iniziare al servizio per il Barcellona, la numero 11, Simona Brigandì. Tutto sembra pronta per iniziare la gara. Ancora qualche istante. Eccoci qua. Inizia questa pagina di storia per la Santa Teresa Sportiva. Al servizio Simona Brigandì. Eccoci, siamo pronti. Eccoci qua. La Brigandì al servizio. Tutto è pronto per l'inizio di questa gara. Eccoci, Simona Brigandì a servizio. Ricezione per Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, punto! E cominciamo bene! Muro fuori, muro fuori, muro fuori delle ospiti. Primo punto per Irene Ferraro, sicuramente la punta di diamante. 1F al servizio, Andrea Serban. Ricezione per le ospiti, la Brigandì in palleggio sulla Caruso. Attacco della Caruso, uno pari sicuramente, e la Caruso è l'attaccante più pericolosa del se stesso avversario. Al servizio le atlete del Longato, al servizio il capitano Lamarzo. Ricezione, battuta fuori, battuta fuori. 2F, 1 Barcellona. Sicuramente le giocatrici sentono la gara, una partita dove saranno i nervi a fare la differenza. Eccola qui, Marcella, veloce, Scrimieri al servizio. La sua solita battuta loft. Ricezione delle ospiti, ancora la Brigandì, ancora pallonetto. E passa, recupero miracoloso dell'F Volley, ancora attacco sulla Caruso. Rosa Lodizie cerca di recuperare il pallone, la difesa fuori, due pari, perfetto equilibrio, mentre va al servizio la Bella Macina. Grazie a Bella Macina al servizio. Ricezione per Alessandra Maccarrone, Irene Ferraro, Alessandra Maccarrone, attacco sulla rete. Vantaggio, vantaggio per le Barcellone. Al servizio ancora la Bella Macina per le ospiti. Ricezione di Andrea Serban, Teresa Parasporo. La Brigandì sulla Caruso. Parasporo, Serban. Irene Ferraro in bagger, attacco dal centro, Parasporo, Sonia Camelia, Irene Ferraro schizzata al muro, partita, la Caruso in attacco, pallone in rete, quarto tocco, tre pari. Al servizio Irene Ferraro, la punta di diamante. Molto dei destini della nostra squadra oggi dipenderanno dalle sue performance. Con la sua battuta che viene forzata solitamente al salto, spesso è stata decisiva. Eccola qui, ricezione per le ospiti, Sonia Camelia non riesce a smesciare. Attacco fuori, 4F, 3 Barcellona, ancora Irene Ferraro, braccio bionico al servizio. Mentre i tifosi accompagnano il servizio,
del nostro bomber. Botta di rene, ricezione delle ospiti, in qualche modo fanno passare in bagher. Ronia Camelia, Teresa Parasporo, la palla facile che diventa difficile. Irene Ferraro, Sonia Camelia, Alessandra, muro delle ospiti, Irene Ferraro, Teresa Parasporo, Alessandra Marcarone, ancora murata, Teresa Parasporo per Alessandra che cerca di piazzarla, attacco dal laterale delle ospiti, murato, pallone, attacco fuori banda per il Barcellona, 5F più 2F volley, vai Irene, vai! Più 2 per chi batte, Irene Ferraro a servizio, servizio in salto. La, sbaglia la battuta, 4 punti per Barcellona, pallone che non supera la rete. Al servizio la numero 4, la Caruso, sicuramente la giocatrice più prolifica della squadra del Longano. Andrea Serban, un pallone che forse andava fuori. Alessandra Maccarrone riesce a metterla in bagher, un pallone che poteva essere una palla che era facile per noi. 5 pari, punto regalato. Al servizio Alessandra Caruso, Serban, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone. Il pallone non supera il quarto tocco di Alessandra. Sesto punto per la break di 3 punti, break di 3 punti per il Barcellona che dal 3 a 5 si porta su 6 a 5. Ancora la Caruso al servizio. Andrea Serban, Teresa Parasporo, sempre verso Alessandra. Ricezione delle ospiti. Muro, pallone ancora per la Caruso. Rosa Letizia, pallone, nell'indecisione da prendere o non prenderlo. 7 Barcellona, 5 F volley. Sicuramente le ragazze sentono la gara, un clima molto teso. Chi avrà i nervi più salti porterà a casa la promozione e la vittoria finale. Francesca Caruso al servizio. Andrea Serban, Teresa Parasporo, botta di Irene Ferraro. E forse riesco a recuperarla. Recupero miracoloso delle ospiti. Sonia Camelia, Teresa Parasporo per Alessandra Maccarrone. E finalmente, riusciamo a perforare con un lungolineo. Con un lungolineo di Alessandra che dà la carica a tutta la squadra. La squadra, la giocatrice che può dare la spinta in più, che può dare la carica psicologica a questa squadra. Il vice capitano. La storia dell'F Volley Santa Teresa. Eccola lì a servizio, Alessandra Maccarrone. Ricezione, il pallaleggio, la Brigandì. Irene, fino adesso. La Serban, murata, schizzata a muro. Per la Caruso dalla seconda linea. Ed è il punto per l'F Volley. 7 pari, si recupera la parità. Forza ragazze. Gara equilibrata. Gara che regna nel più perfetto equilibrio. Ed è sempre la Maccarrone alla battuta. Ricezione delle ospiti. In bagher sull'esterno. Irene Ferraro, Teresa Parasporo, Persone Camelia in pallonetto. Recupero, palleggia in bagher. Sonia Camelia, Teresa Parasporo. Per Andrea Serban, mettila Andrea! Il pallone che non viene schizzato, attacco fuori. 8 pari. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Andrea Serban, murata, Teresa Parasporo, tocco, attacco il secondo tocco. Dall'esterno, punto del Barcellona. Quindi attacco della Marzo per le ospiti, sicuramente una delle più prolifiche in fase d'attacco per il Barcellona, che in questo momento sale a +2. Al servizio
Martina Brigandì per il Barcellona 95. Attacco fuori. Servizio fuori per il Barcellona. A servizio il nostro capitano Sonia Camelia, il gladiatore della squadra, che si appesta a servizio. Battuta in loft, il libero, ricezione, la Brigandì, pallone murato, Sonia Camelia, Teresa Parasporo, Andrea Serban tenta di piazzarla, la Marzo in bacher, andiamo che facile, dal centro Marcella, non perfetta l'intesa, la Caruso alla seconda linea, murata da Marcella Scrimeri, il libero in bagher per la Marzo, e quarto tocco, e quarto tocco, l'arbitro non lo fischia, però il pallone è riuscito a passare lo stesso e si ristabilisce la situazione di perfetta parità, 9 pari tra l'Effe e il Barcellona. Mentre cedo il microfono a Tonino Cordaro per un commento tecnico, 9 pari Tonino, una partita che ci farà soffrire sino in fondo. Massimo, siamo titubanti in attacco ma stiamo tenendo in difesa e in ricezione, dobbiamo prendere ancora le misure del campo e non abbiamo calcolato bene tre palle che andavano fuori, due sulle battute e una sull'attacco. Comunque se riusciamo a trovare qualche punto probabilmente ci carichiamo e anche in attacco andremo meglio. Si riprende al servizio degli ospiti Alessandra Maccarrone, attacco dal centro con Marcella, murata, pallonetto, 11 Barcellona. Barcellona 9 F volley al servizio, la Erba per la squadra tirrenica, mentre i tifosi Serban, Parasporo, Serban, murata, e comincia a mollare ed a scendere giù la Serban. Vai Andrea, servono i tuoi attacchi, serve la tua potenza. Al servizio la palleggiatrice Teresa Sparaforo, che in settimana non è stata benissimo per via di una piccola allergia. Attacco dal centro, pallonetto, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene Botta! Questi sono i punti che vogliamo, Irene, questa è la forza di Irene Ferraro, questi sono i punti che valgono doppio, sono questi i punti che possono fare la differenza. Irene, boom boom, Irene, braccio bionico, dai Teresa, Teresa, mani d'angelo, Parasporo, la Brigandì, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, verso Irene, punto dubbio, punto dubbio, punto dubbio, punto dubbio, 12 F, insomma, noi l'abbiamo vista dentro, forse però era fuori. Al servizio la Brigandì, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, dal centro e va al primo, al secondo, al terzo tentativo, riesce l'attacco dal centro di Marcella Scrimieri, e se comincia a martellare Scrimieri, Marcellina, se comincia a mollare saranno dolori per le barcellonesi. Perfetta parità, 12 pari, André Serban con la classica battuta, ricezione, la Brigandì al palleggio per la Caruso, muro, ottimo muro, vai Marcella, vai F, 13 F, 12 Barcellona, gara equilibratissima. Ancora la Serban, migri break di 3 punti della squadra di Santa Teresina, dice Sione un delle migliori per la Caruso, che tenta il pallonetto, no, l'aveva presa Marcella, non è riuscita a recuperarla, 13 pari, 13 pari. Al servizio per le ospiti Andrea Serban, Teresa Parasporo in bagher per Irene Ferraro, buone Irene, buone Irene, buone Irene, buone Irene, ancora avanti, avanti di 1, 14 F, 13 Barcellona. Al servizio Marcella Scrimieri,
ricezione del libero, la Brigandì, Ferlacaruso, Muro, Teresa Parasporo, Sony e Bagher per Alessandra, cerca di piazzare Alessandra, ancora la Brigandì, ancora per la Caruso, punto, parità, 14 pari, va a beccare l'angolino a basso, in basso sulla destra della difesa avversaria. Al servizio la bella macina, Serban, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, attacca in banca ancora per la Caruso, pallone schizzato dalla Serban, 15 Barcellona, 14 F, gara equilibratissima, ancora la bella macina, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, punto, 15 pari, vai Irene! Riesce il salvataggio a terra di... Due squadre molto forti, due squadre molto quadrate che sicuramente hanno meritato di arrivare in questa finale e pensiamo che siano tra le più forti di tutta la Serie C siciliana, forse entrambe meriterebbero la promozione, ancora per la Caruso. Non riesce la difesa della Serban, forse troppo sotto la palla, ancora ennesimo punto per la Caruso che adesso va al servizio, più uno Barcellona mentre va al servizio Francesca Caruso, la punta di diamante della squadra di Mister Fazzi. André Serban, ricezione, e la Erba, la centrale, approfitta della ricezione difettosa delle ospiti e sì, mentre il mister Carmelo Spinella chiama il primo time out quando siamo sul risultato di 15 di 17 F e 15 F. Sicuramente una gara molto intensa qui dal Pala Draguzzi che fino alla fine sarà equilibrata, il primo set è stato sin qui equilibrato, lieve vantaggio delle barcellonesi. Tonino Cordaro, come hai visto sin qui la partita? È una partita dove stanno emergendo le capacità delle due opposte, noi con Irene, loro con la Caruso, non stiamo riuscendo più a contrastare la Caruso a muro e forse dovremmo ritardare leggermente visto che impatta il pallone con qualche frazione di secondo di ritardo, comunque speriamo bene, siamo ancora in partita e teniamo. Ora la Caruso a André Serban, Teresa Parasporo, dalla seconda linea Irene, punto, punto di Irene Ferraro, brava Irene, ed è lei che ci sta facendo, che sta dando la carica a questa squadra, vai Irene, al servizio Alessandra Maccarrone, ricezione della Brigandì al palleggio per la Marzo, Irene recupera per la Serban, la Caruso, la Brigandì ancora per la Erba, attacco fuori della Erba, 17 pari, break di due punti con Alessandra, con Ale Macca al servizio, mentre il Pala Draguzzi è un colpo d'occhio, il servore riservato all'F Volley è pieno, la Brigandì in palleggio, brava Alessandra, ottima difesa, Teresa Parasporo, Irene, Murata, 18 Barcellona, 17 per l'F, al servizio Martina Brigandì, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, schizzata a muro per la Caruso, schizzata a muro, stratosferica la Caruso in attacco, Francesca ancora la Brigandì, mentre Barcellona si porta su più due, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, attacco fuori,
brutto svantaggio, brutto svantaggio per l'F Volley Santa Teresa. Vantaggio, vantaggio massimo per il Barcellona. La Brigandia a servizio. Andrea Serban, Teresa Parasporo, Sonia Camelia, schizzata a muro, il libero. Ancora la Brigandia per la Erba, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Andrea Serban riesce a piazzarla, punto della Serban. 18° punto per l'F Volley, a servizio Sonia Camelia. 20 Barcellona, 18 F Volley. Vai Sonia. Forza. E possiamo riprenderla. Battuta all'offert da Martina in ricezione, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo verso la Serban, il libero, attacco murato, Teresa, André, botta, vai André, André, ci vogliono due attacchi, dai. 20 Barcellona, 19 F Volley. E adesso è il tecnico ospite Domenico Fazio a chiamare il time out. Tonino Cordaro, partita ancora, tutto da giocare, primo set equilibratissimo, si risponde punto su punto. Massimo, hai detto tutto tu, praticamente qua stiamo soffrendo perché non si riescono mai a staccare di più di due lunghezze. Sicuramente noi dobbiamo trovare qualche attacco vincente in più, lo sta facendo ora Andrea, lo sta facendo piazzando lungo, piazzando posto 6, e loro soffrono questo tipo di attacco. E siamo nuovamente qui mentre Sonia Camelia si riprende, riprende dalla battuta, la gara, il 7, entra nella fase topica, eccola lì Sonia, il capitano Camelia, vai Sonia. Al servizio Sonia Camelia, ricezione per le ospiti. Sonia in ricezione, Teresa Parasporo, André, vola alto André. Attacco fuori di André Serban. 21 Barcellona, 19. 19 F. Adesso al servizio di Barcellona, Rosa Letizia. Spunto, punto di Francesca Erba. Errore in ricezione di Rosa Letizia, mentre Carmelo Spinella chiama il punto in un più 3 per il Barcellona. Razza ragazze, non molliamo, ancora è tutto da giocare questo set. Tonino, brutto errore. Sì, Massimo. Le ragazze sono abbastanza contratte. Massimo, le ragazze sono contratte, però oggi c'è particolarmente caldo, l'aria è calda e quindi soffriamo le battute fluttuanti mentre noi non ne stiamo facendo molte. Ripeto quello che ho detto prima, abbiamo valutato male due loro battute, un loro attacco, proprio perché le ragazze non riescono a valutare che la palla tendenzialmente resta in aria un po' di più e quindi tende a uscire fuori. E questo lo sapevamo, è il problema dei palloni. E vabbò, bisognava prevederlo. Al servizio Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, André Serban, ricezione, mettila giù Marcella, così, mettila giù Marcella, dai. 22 Barcellona, 20 F. Teresa Parasporo, Tonino, volevi dire qualcosa? Dobbiamo sfruttare questo giro, abbiamo l'alzatrice dietro e l'attacco migliore, dobbiamo sfruttare questo giro. Speriamo, il libero, attacco, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André, mettila giù André, bravo Tonino, 21 F, 22 Barcellona, le nostre tre bocche da fuoco, come diceva Tonino Cordaro, tutte e tre, chiama il time out, Domenico Fazio, Tonino Cordaro, le nostre tre bocche di fuoco. Sono tutte e tre in attacco, speriamo di recuperare questo set.
Massimo, ce la possiamo fare, ti ripeto, sono ottimista. Abbiamo anche la migliore difesa dietro con Alessandro Maccarrone, con l'alzatrice e con il libero, quindi dobbiamo sfruttare questo giro necessariamente. Da qui si gioca il set. Sante parole, speriamo che vadano in cielo. Mentre Carmelo Spinella fornisce gli ultimi dettagli alle proprie giocatrici. Teresa Parasporo, la Nigna del Rocca, quella che ci ha fatto sognare fino adesso. Terry, mani d'angelo, sicuramente determinante in tutto l'arco della stagione. Ricezione per le ospiti. In bagher dall'esterno. Teresa, prendi la Teresa! Punto. Brutto punto per le ospiti e per il Barcellona. E adesso 23 per il Barcellona. Ricezione, Rosa Letizia. Dai, 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 che non è finita, il recupero miracoloso. Ed è che? Punto. Che è successo? Marcella aveva toccato effettivamente una prima volta, dopo ha ripreso la palla quando questa aveva toccato la rete. Effettivamente una doppia, non è un 4. Sostituzione, servizio Irene Ferraro, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone, Rosa Letizia, Andrea Serban, La Caruso, in bagher, Andrea Serban, Teresa Parasporo. Fasi confuse. Andrea Serban, Teresa Parasporo. Ed è punto per Barcellona. 25 Barcellona, 21 F Volley. Si riprende il secondo set sul punteggio di 1-0 per Barcellona. Teresa Parasporo a servizio. Primo punto per Teresa, dai ragazze. Sul servizio di 1-0 per l'F Volley Santa Teresa. Al servizio Teresa Parasporo, ricezione per il libero ospite, attacco fuori, 2-0, attacco fuori della Marzo, ancora Teresa Parasporo al servizio, vai Teresa, ricezione per il libero ospite, palleggio ancora verso la Marzo. Teresa Parasporo, Rosa Letizia in bagher, Irene Ferraro dentro il pallonetto, attacco per la Caruso, muro, vai Marcella, tre a zero per l'F Volley. Teresa Parasporo a servizio. Eccola qui, ricezione difettoso e vai Teresa, dai ragazze, dai 4F 0 Barcellona. Mentre c'è il time out per l'ospite, è iniziato bene questo secondo set per l'F Volley Santa Teresa. Carmelo Spinella dà le disposizioni per il proseguo dell'incontro. Sicuramente F Volley ha tutti i mezzi, ha le carte in regola per poter riuscire a rimettere in carreggiata questo incontro. Eccola qui, Teresa Parasporo. Ricezione per il libero ospite, difettoso.
in bagarre verso la Caruso. Fuori. Il pallone, pallone. Pallone che viene chiamato fuori. Pallone fuori che viene chiamato dentro. Errore dell'arbitro. Anche l'arbitro si mette. Il signor Paolo Messina da Catania ha regalato un punto al Barcellona 95. Servizio per le ospiti. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Andrea Serban. Difesa delle ospiti, attacco muro, Rosa Letizia, vai Teresa, Irene tenta di piazzarla, attacco, attacco fuori, questa volta ha visto giusto e ci troviamo su 5-1. Al servizio Andrea Serban, sembra aver ripreso il proprio ritmo l'F Volley Santa Teresa. Un ritmo che suona dall'inizio della stagione. Andrea Serban, ricezione della numero 9, in bagher, le ospiti un po' in difficoltà. Rosa Letizia, Teresa Parasporo dal centro, Marcella, ancora per la Caruso in pallonetto, Irene, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone. Non va, non va. 5F, 2 Barcellona. Secondo punto. La Marzo al servizio, il capitano della squadra tirrenica batte mentre siamo sul 5-2 in favore dell'F Volley nel secondo set. Ricordiamo, si gioca il pallone fuori, si gioca per l'accesso in Serie B2, questa è la finalissima gara secca, chi vince va in paradiso, chi perde può solo recriminare. E congratularsi per un'annata trionfale al di là di chi vinca. Entrambe le squadre hanno fatto una lunga cavalcata. Marcella Scrimieri a servizio, ricezione, attacco dal centro, muro, muro non vincente, attacco del Barcellona che si porta sul 3-3. Al servizio Francesca Carufo per il Barcellona 95. Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo sull'opposto, Irene Ferraro, attacco fuori di Irene, 6 Barcellona, 4 Barcellona. Al servizio la Caruso. Andrea Serban, Alessandra Maccarrone, pallone che tocca la rete, attacco fuori, sicuramente sono entrate più contratte in questo inizio di ripresa. 7 F Volley, 4 Barcellona. Al servizio Irene Ferraro, battuta al salto, ricezione difettosa, ace di Irene, vai Irene, vai, prenditi la squadra in mano, tu che sei il bomber di questa squadra, vai, più 4 F Volley, qui dal palo Draguzzi, qui dal palo Draguzzi, F Volley, che lotta per la storia. Battuta fuori di Irene Ferraro, più 3 per l'F Volley, Santa Teresa. Alla battuta Martina Brigandini. Ricezione di Andrea Serban. Palleggio verso Alessandra Maccarrone. La Brigandini sulla Caruso. Brava Irene, ottima difesa. Forse era quarto tocco. Irene, Teresa. Per Alessandra, Murata, recupero del libero. Ancora la Caruso dalla seconda linea. Teresa Parasporo, Rosa Ledì. Ed è appunto, vai, vai, vai alla macca, ci voleva il tuo punto, vai, vai. Scuoti la squadra, dai che si può, dai. 9F,
5 Barcellona più 4 al servizio Alessandra, El Grinta, Maccarrone. Uno dei segreti dello spogliatoio di questa squadra ha cercato in tutti i modi di tenere unito un gruppo che forse non aveva bisogno, e rendiamo merito ad Alessandra Maccarrone e a tutte le altre componenti di questa squadra che comunque finisca hanno compiuto un'impresa, e l'impresa migliore è quella di aver fatto sognare una cittadina intera che oggi è qui al Paladraguzzi. Botta di Irene Ferraro, attacco lungo di Irene, 9-6 Barcellona. Ancora l'F Volley conserva un discreto margine in questo secondo set. Al servizio la squadra barcellonese. Rosa, Letizia, Teresa Parasporo per André Serban, Alessandra, Teresa, Irene, pallonetto! Pallonetto Irene! Vai, non capita sempre di vedere fare un punto a Irene in pallonetto. 9-6 Barcellona al servizio. Sonia Camelia, palleggio per le ospiti, cerca di prenderla in qualche modo Irene Ferraro. 10-7 Barcellona. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Andrea Serban, botta di Andrea, vai Andrea, vai! 11-7 Barcellona, più 4, vantaggio massimo in questo secondo set. Ricordiamo il punteggio parziale, un 7-0 per l'F Volley Santa Teresa. Al servizio, Teresa Parasporo, ricezione delle ospiti. La Caruso fuori! Vai Caruso, dai che così ci piace! Punto 12, è arrivato il punto sul tabellone. Più 5-0, Teresa Parasporo. Ricezione delle ospiti. Smash allora! Smash André! Cerca di recuperarla! Irene! Teresa Parasporo! Marcella! È così! Vai Marcella, vai! Vai! Vai Marcella Scrimieri! È questa la squadra che vogliamo! È questa la squadra che vogliamo in campo! Forza! Dai! 13-7 Barcellona, qui da Paladraguzzi. Pubblico invisibile. Ricordiamo, parziale di 1-0 del Barcellona, secondo set sul punteggio di 13 per l'F, 7 per il Barcellona. Gara che si preannuncia molto equilibrata, la gara che vale una stagione. Sicuramente la squadra di Carmelo Spinella è entrata, la squadra che è entrata in campo con un piglio diverso. Ancora Irene e Teresa Parasporo al servizio. Eccola qui Teresa, in ricezione del libero, attacco in bagarre per la Caruso, muro 13-8 Barcellona. Ancora la Caruso, punto vincente per il suo. Al servizio, André Serban in ricezione, bella Scrimieri dal centro, in bagher, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, attacco lungo della Serban, attacco lungo della Serban, 13-9 Barcellona, 13-9 Barcellona, qui dal Paladraguzzi.
ancora le ospiti al servizio. Andrea Serban dal centro, dal centro, recupero miracoloso. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, per Irene Ferraro, muro ospite, ancora per Andrea, mettila giù Andrea, difesa delle ospiti, per la Caruso, muro, Andrea Serban, Teresa Parasporo in Bagen, per Irene che cerca di piazzarla. Irene, Teresa, Andrea, non riusciamo a metterla giù, in bagher per la Caruso, attacco fuori, attacco fuori della Caruso, 13F 9, più 4 per l'F Volle di Santa Teresa, qui dal Pala Traguzzi, Andrea Serban, Andrea, l'angelo biondo, sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione agonistica, di questo anno indimenticabile. Andrea Serban a servizio. Ricezione. Alto parlante, chi ce l'ha? Irene Ferraro. Irene Ferraro. La Caruso, Teresa Parasporo, Rosa Letizia Embacher, per Irene. E la mette giù Irene, e il pubblico è invisibile, più 6, F Volley. 15F, 9 Barcellona, dai ragazze, qui dal Pala Traguzzi. Andrea Serban, ricezione per la numero 9 ospite, attacco, muro, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, murata, ancora Irene, ancora Teresa, per Alessandra, ed è punto, e suona la carica delle Leonesse, la carica che ci fa ben sperare per la fine di questa partita, per una gara che abbiamo sognato tutto l'anno e che adesso è qui, per un traguardo che abbiamo inseguito per 9 mesi e che adesso può essere vicinissimo. A servizio Andrea Serban, ricezione delle ospiti, ancora sulla Caruso, muro, muro che va fuori dell'F, 16F, 10 Barcellona, mentre va al servizio la 12 del Barcellona, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo dal centro, vai Marcellina, brava Marcella, 17F, 10 Barcellona, e sembrano aver allungato le ragazze di Carmelo Spinella, che è seduto impassibile in panchina accanto al direttore sportivo Fabio Coco, che sicuramente starà soffrendo. Ancora Marcella Schemieri a servizio, bagher della numero 13, attacco fuori della Chiofalo, 18F, 10 Barcellona, ancora Marcella Schemieri a servizio, ricezione, attacco verso la Caruso, attacco fuori, grazie Caruso, 19F, 10 Barcellona, più 9, e quando pigiamo sull'acceleratore non temiamo rivali. Battuta, attacco, Marcella Scrimieri, Teresa Parasporo al palleggio, Alessandra, vai che passa, dai, punto,
punto nostro, si erano fermate le giocatrici del Barcellona, si erano fermate, erano andate in bambola, più 10, fai F! Faccia la scrivere a servizio il pubblico. Osan, la Caruso, dentro il pallonetto, vai Irene, Alessandra Maccarrone, il libero, il palleggio, vai Andrea, Teresa Parasporo, Alessandra, e si sei, recupero miracoloso, palleggio in bagno per la Chiofalo, Marcella Scrimieri, Teresa Parasporo, Sonia, la Caruso, Murata, Teresa Parasporo, Sonia Cameli in Baker per Irene, oh! Oh, Irene 21F, e perché? E salta e balla tutto il pubblico, l'intera tribuna. Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Alessandra in croce, forse recupero miracoloso in bagher, ancora Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene braccio bionico, bum bum, Irene 22F, 10 Barcellona. Sai perché? A servizio Marcella Scrimieri, errore 22-11, più 11 a servizio la Caruso, le ragazze di Carmelo Spinella si sono scrollate di dosso la tensione che avevano. Ricezione per Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene, Andrea, quarto tocco, non è passata, 22-12 per l'F Volley Santa Teresa qui dal Palatraguzzi. La Francesca Caruso al servizio, mentre siamo, ricordiamolo, nel corso del secondo set, Andrea Serban, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone, il libero ospite, incrocio delle ospiti, brava Rosa, dai! Brava Alessandra, recupero. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene, recupero miracoloso. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene, e adesso sì, Irene, 23F, 12 Barcellona. Più 11 qui dal Palatraguzzi. Le ragazze stanno asfaltando in questo secondo set. Hanno dato dimostrazione di tutto il loro valore tecnico. Secondo set a 1000, hanno pigiato sull'acceleratore. Hanno capito che sono destinatari della storia, del loro futuro, e che solo loro possono decidere. Questa gara dipende da loro e solo da loro. Dall'esterno il pubblico può fare la sua parte, però in campo scendono loro. Grazie a tutte voi, mitiche leonesse dell'F Volley, per le emozioni che ci avete regalato quest'anno. Irene Ferraro in battuta, quando siamo sul 23-12, battuta sulla rete, 23-14 per l'F Volley Santa Teresa. Mentre qui sudiamo in tribuna stampa insieme al collega Carmelo Caspanello, che sta smattendo in diretta radiofonica, e stiamo soffrendo tantissimo qui dagli spalti. 23-13, al servizio per le ospiti, al servizio la Chiofalo per il Barcellona.
Andrea Serban, Teresa Parasporo, Sonia Camelia, Rosa Letizia. Fallo in attacco dell'F Volley Santa Teresa. Al servizio ancora la Chiofalo. Pallone fuori. 15. E sin dal primo set che le nostre ragazze non si sono trovate bene su questo set. Time out chiamato dal tecnico Santa Teresino Carmelo Spinella. Più di una volta non abbiamo valutato bene il pallone, se era dentro o era fuori. Sicuramente sono i limiti del parquet, di quei telegiocatrici non sono abituate a calcare il parquet del Pala Traguzzi, ed anche il pallone è un grosso handicap, perché l'F Volley non ha mai giocato con questo tipo di pallone, che sicuramente ha una dinamica e viaggia ad una velocità diversa rispetto ai palloni normali con cui si gioca durante tutto il campionato. Questo, cosa che non è successo invece per il Barcellona, che dall'inizio dell'anno che gioca con questo pallone. E queste sono le regole strane di un torneo che alla fine si decide per dei particolari, e il pallone è un particolare importante, e non può una squadra giocare con un pallone, una squadra con un'altra, le finali in un modo. Queste francamente sono delle regole che non riusciamo a condividere senza cercare giustificazioni. Riprende, ricezione di Rosa Letizia, palleggio di Teresa, attacco di Irene Ferraro per Alessandra Murata, palleggio per la numero 13, ancora Irene, ancora Teresa, Alessandra, ancora Alessandra, schizzata, attacco della Caruso, attacco fuori, ed anche la Caruso comincia a fare errori. Questo è buon segnale per noi. 24-15, 9 set ball per l'F Volley Santa Teresa. Al servizio Alessandra Maccarrone, ricezione del libero, non delle migliori. Irene Ferraro, Teresa Parasporo, Andrea Serban, punto della Serban, 1 pari, dai che ce la facciamo, abbiamo dimostrato in questo secondo set di potercela fare, di riprenderci in mano il nostro destino, 1 pari. Risultiamo, risultato di 1 pari, qui dal Pala Traguzzi, tra l'F Volley Santa Teresa, Barcellona 95. Si gioca per la Serie B2 al servizio del Barcellona. Ricezione di Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, Murata, ancora sulla Caruso, attacco vincente per le atlete del Longano, Francesca Caruso, la numero 4, sicuramente la punta di diamante di questa squadra. Mentre adesso va al servizio Simona Brigandì, la palleggiatrice della squadra allenata da Mister Fazio. Ricezione per Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, per la Serban, recupero in affanno della Caruso, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, muro fuori, vai Irene, vai! Comincia l'azione di martellamento di Irene Ferraro, il nostro bomber, Irene, boom boom! Braccio bionico al servizio Andrea Serban, ricezione delle ospiti, muro fuori di Marcella Scrimieri, 2-1 per il Barcellona. Al servizio la Marzo, il capitano della squadra di Barcellona, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, per Irene, un po' in controtempo, difesa sporca di Francesca Caruso, e siamo sul 2 pari, perfetta parità, 1 pari nel conteggio dei set, 2 pari nel terzo set. Si lotta, si gioca per la Serie B2 qui dal Pala Traguzzi.
al servizio Marcello Scrimieri, ricezione difettosa delle ospiti che tentano l'attacco. Andre Serban, Teresa Parasporo per Alessandra Maccarrone, tenta di piazzarla, pallone schizzato. Marcella, Teresa, Alessandra, ed è schizzata, vai Ale, Ale Macca, vai! Carica tutta la squadra Alessandra Maccarrone, mentre a servizio si appresta Marcella Scrimieri. E il pubblico suona la carica qui dal Palazzo Aguzzi di Messina, F Volley, Barcellona, una partita per la storia. Marcella Scrimieri a servizio per la Brigandia, attacco dal centro. Muro, 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 muro difettoso di Sonia Camelia che consente alle ospiti di porsi sul tre pari qui dal Palazzo Aguzzi. Al servizio va la numero 10, Salina. Parità perfetta. Andre Serban, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone. La mette con intelligenza in lungolinea per la Caruso, schizzata a muro, Rosa Letizia, Irene, Alessandra. Brava Andrea, vai Teresa. Pallonetto di Alessandra, difesa delle ospiti. Rosa Letizia, Teresa Parasporo. Pallonetto di Irene! Ma cosa fai Irene? Cosa mi fai? Hai imparato a fare pure pallonetti e allora non ce n'è più. Se fai punto anche a pallonetto, cosa mi fai Irene? Anche pallonetti fai adesso. Vai! Quattro F, tre Barcellona, al servizio, Irene braccio bionico, al salto, palleggio verso la Caruso, muro, muro, murone, 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 murone. 5 F, tre Barcellona, più due, al servizio. Irene Ferraro. 10 del libero, la Caruso in bagher. Dai ragazze, portiamolo giusto sto attacco. Dal centro Sonia, Sonia, Sonia il capitano, Sonia c'è, Sonia c'è. 6F, 3 Barcellona. Vai, carica, carica. Irene Ferraro al servizio, battuta al salto, ricezione di Vettore per la Caruso, pallonetto, brava, 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 palla passare, va Alessandra, ancora per la Caruso, punto, punto per il Barcellona, sicuramente una giocatrice di categoria superiore. L'arma in più per il Barcellona 95, una giocatrice veramente straripante in attacco. Eccola qui a servizio, Francesca Caruso, Alessandra Maccarrone, Teresa, bagher del libero, giochiamola bene, Andrea in bagher per Irene, difesa della Caruso, pallonetto, muro! Muro fuori di Alessandra Maccarrone. Muro fuori. 6F, 5 Barcellona. Ancora la Caruso. Ancora la Caruso al servizio. E si soffre, e si soffre, e si soffre, e si soffre qui dal Palabo, dal Palatravuzzi. E battuta fuori. Brava Andrea. Grazie ancora Francesca. 7, 7. Oh, un punto! Oh! Ogni tanto! 7, 7, 7, 5! Ci siamo distratti! E nel tempo di distratti! Siamo sull'8! 8 a 5! 8F! 5 Barcellona!
vai Alessandra, vai al grinta, vai vice capitano, portaci lontano, portaci in paradiso col tuo servizio. Attacco dal centro, vincente per la Erba, la centrale del Barcellona al servizio. Il Martina Brigandì, André Serban, Teresa Parasporo, Personia Camelia, attacco lungo, più uno F Volley nel terzo set sul parziale di uno pari. Ricezione, Personia Camelia, Teresa Parasporo per André Serban. Ancora attacco fuori, due attacchi consecutivi fuori. Piccolo break del Barcellona che consente alla squadra di Fazio di portarsi sull'otto pari. Rosa Letizia, Teresa Parasporo per André Serban. La Caruso dalla seconda linea, Rosa, Teresa Parasporo, André Serban, botta, non va. Brigandin Bagger, palla sporca per Andrea Serban, Teresa Parasporo, e mettila Sonia, vai, giochiamola dal centro, che dal centro siamo vincenti, ehi, che abbiamo tutto per giocarla dal centro con le nostre due centrali. 9F 8 Barcellona al servizio, Sonia Camelia. Palla al centro per il libero, la Brigandì in secondo tocco, vai Teresa, vai André, recupero in difesa alle ospiti, verso la Caruso, che la piazza, Teresa Parasporo, Marcella Scrimieri, André Serban, bravo André, e questo è un punto che vale il doppio, vale il 10-8 per la F-Volley nel terzo set, quando siamo sul punteggio di uno pari, vai ragazze. Ancora Sonia Cameli al servizio, difesa, ricezione, toccata, pal tacco a muro, attacca a muro, muro sporco, punto per il Barcellona, 10-9, al servizio la numero 18, la centrale, Erba, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, Irene, la Brigandì in palleggio per la Caruso, schizzata a muro, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, Murata, al buco, buco al centro, 10 pari, siamo calmi, dai! 10 pari, ancora la Erba a servizio, partita tiratissima, perfetto equilibrio quando si gioca da più di un'ora, e adesso è avanti di uno l'F Volley qui dal Palla Draguzzi, al servizio Teresa Parasporo, Teresa mani d'angelo, Parasporo, la palleggiatrice che è arrivata quest'anno da Rocca Lumera e che ha fatto sognare subito gli sposi con la sua grinta, con la sua determinazione. Non si capiscono in difesa, la Caruso della seconda linea, Irene, Teresa, fallo in palleggio per Teresa Parasporo, 11 pari, il primo fallo in palleggio, la Brigandì alla battuta, Simona Brigandì alla battuta. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, Brigandì, recupero, fallo in attacco, più uno per il Barcellona in questo terzo set, al servizio Simona Brigandì, la palleggiatrice,
Andrea Serban, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, la piazza e da una difesa non delle migliori otteniamo un punto piazzato che vale quanto l'oro ed è il punto del 12 pari qui dal Palla Draguzzi. 12 per chi batte, 12 per chi riceve, perfetta parità, uno pari qui dal Palla Draguzzi. Andrea Serban a servizio, ricezione del libero, Martina Brigandì per la Caruso, attacco di potenza della numero 4 barcellonese, 13 Barcellona, 12 F. Al servizio la Marzo, Marcella Scrimieri, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, recupero le ospiti. Fallo in attacco, fallo in attacco discutibile, fallo in attacco discutibile fischiato a Marcella Scrimieri, è un punto decisivo, ogni set l'arbitro ci mette del suo. 14 F, forza ragazzi, giochiamola, dai, al servizio il capitano La Marzo. Ricezione per Marcella Scrimieri, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone, la Brigandì sulla Caruso ed è ancora punto, più 3 Barcellona, punteggio massimo. E ogni tanto le ragazze Santa Teresina vanno in bambola e non si capisce perché. Stiamo calmi, stiamo tranquilli, giochiamola, se ce la giochiamo possiamo tutto. Chiama un tempo sicuramente necessario Carmelo Spinella quando ci troviamo sul punteggio di 15 a 12 per il Barcellona nel corso di questo terzo set qui dal Palla Draguzzi. Ricordiamolo, di fronte Barcellona ed F Volley Santa Teresa, gara favorevole per la finalissima della Serie C femminile, chi vince va in Serie B2, è la gara che giunge al culmine di un lungo cammino. Le ricordiamo, le due squadre erano inserite nello stesso girone della Serie B femminile, della Serie C scusate, il girone B, ed hanno concluso la regular season l'F Volley al primo posto con 35 punti, il Barcellona al secondo con 31 punti. Poi le squadre si sono divise tra i quarti e semifinali e si sono trovate in finalissima, due squadre che certamente non hanno di invidiare nessun'altra tra quelle presenti nella Serie C regionale. A servizio il Barcellona, ricezione per la Scrimieri, palleggio della Parasporo, attacco di Alessandra Maccarrone che spinge la squadra, che spinge la squadra verso la ripresa. Il libero al palleggio da Brigandì, Marcella Scrimieri, 16, non si riesce a ridurre, più 3 Barcellona, più 3 Barcellona. Forza ragazze, dai, non molliamo, si può recuperare a 7, dai, al servizio la Salina, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene Ferraro e non riescono a recuperare il pallone. 14 F, 16 Barcellona. Al servizio Irene Ferraro, ricezione delle ospiti, palleggio della Brigandì per la Caruso, vistata a muro, santo Dio, 17 Barcellona, 14 F, al servizio la Caruso,
battuta fuori. 15-17 al servizio Alessandra Maccarrone. Vai Ale Macca. Ricezione per le ospiti, palleggio della Brigantina, tacco dal centro e quarto tocco e l'arbitro non fischia, muro fuori, c'era il dubbio del quarto tocco, muro fuori, ancora più tre per il Barcellona in questo terzo set. Al servizio la numero 9 Martina Brigantini, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, la Brigantini in bagher ed è punto per l'Effe, la palla non supera la rete, il capitano Sonia Camelia, mentre Fabiana Cannata dalla panchina incita le colleghe ed è uno spettacolo vedere le ragazze del di fuori che spingono le proprie compagne in campo. Muro! Muro fuori, ancora un muro fuori per le ospiti, più tre per il Barcellona al servizio. La Erba, la numero 8, 19 Barcellona, 16 F. Alessandra Maccarrone, Marcella Scrimieri, André Serban, schizzata a muro, palleggio Irene Ferraro, Teresa, palla che balla sulla rete, ancora passaggio lunghissimo, recuperano le ospiti, Rosa Letizia, Teresa dal centro, attacco fuori di Marcella Scrimieri, più 4 per il Barcellona ed il 7 si mette male, ma le ragazze hanno tutto per recuperare, forza ragazze, ci vorrebbe un filotto. Mister Carmelo Spinella chiama il time out, sono 4 punti, dice Rosa Letizia, mettiamocela tutta per recuperare. Le ragazze, lo si legge negli occhi, hanno la voglia matta di dare una grossa soddisfazione ai loro sostenitori, alla società, alla città, però la pressione è tanta e sicuramente la tensione si sarà a sentire nelle loro menti, nel loro fisico, nelle loro gambe. L'abbiamo visto come nel secondo set, appena si sono liberate di qualche tensione, hanno preso il largo. Adesso siamo nuovamente qui. Si riprende col risultato di 20 per Barcellona, 16 per l'Effe. 18 batte la Erba, tenta il punto in secondo tocco, vai Teresa, vai, grande Teresa, mentre il pubblico scuote la squadra di Santa Teresa col proprio coro. Fantastici tifosi, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone, Teresa, Marcella, dal centro proprio non ingraniamo, ed è muro vincente, 18 F, 20 Barcellona, adesso il Barcellona chiama il tempo, mister Fazio cerca di interrompere il ritmo della squadra Santa Teresina che è passata da meno 4 a meno 2, spinta da questi fantastici tifosi, da questo che è un fenomeno sociale, da queste stupende persone che per tutto l'anno, io le voglio ringraziare, grazie per aver sostenuto questa squadra comunque finisca, grazie a tutti voi, grazie a Nino Bugolo, grazie a Agostino Santarelli, grazie Doni Musicò, grazie Vittorio Cireona, grazie Naccheri, grazie Peppe Rigano e grazie a tutti, grazie Fabio Parella, adesso me ne scorderò sicuramente centinaia, quest'anno siete stati stupendi. E continua a gridare mentre Teresa Parasporo fa il servizio, Rosa Letizia, Teresa Parasporo,
per Irene, botta di Irene, vai, vai che si prende, vai, 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 dai che la prendiamo, dai che la prendiamo, meno uno, dai che la prendiamo, dai che la prendiamo, dai, dai, mamma, lo sai perché mi batte il coraggio, e lei fa parasporo, ricezione delle ospiti, le ospiti, Marcella, Teresa Parasporo, per Irene, Muno, la Brigandì, alzata in bagher, da Alessandra Maccarrone, Teresa, non va, dai che la prendiamo, dai che passa, Alessandra, Vanessa, oh, 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 altro punto doppio, e sono tre punti dubbi, ed era un punto dubbio questo. Non ci siamo, signor Messina da Catania, non ci siamo, non ci siamo, punto regalato, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Andrea Serban, e vai, bravi, bravi, punto regalato poco fa, punto decisivo, decisivo il punto del 21-19, decisivo. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene, Martina Brigandì, pallonetto, Andrea Serban, Teresa Parasporo, per Irene che cerca di piazzarlo, ancora verso la Caruso, Teresa, di prima intenzione, ancora dall'altro lato, Muro, più 4 Barcellona, più 4 Barcellona, sicuramente non vogliamo cercare scuse, ma l'errore dell'arbitro su una palla recuperata che era fischiata in favore loro. 23-23 Barcellona. Barcellona, 19 F Volley, mentre va. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Marcella finalmente, così, buca le mani del muro, ospite Marcella Scrimieri, mentre siamo adesso sul 20F, 23 Barcellona, sicuramente un vantaggio cospicuo per la squadra del Longano, ma le ragazze non mollano, Andrea Serban a servizio, ricezione del libero, muro, 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 ed è l'ennesimo muro che finisce fuori. Sarà il quarto e il quinto, l'ennesimo muro fuori, al servizio per il Barcellona, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene nel libero recupero, la Brigandì sulla Caruso che cerca di piazzarla, Andrea Serban, Teresa Parasporo, per Irene Ferraro, e la palla non supera, 25-20, 2-1 per il Barcellona. Inizia il quarto set, ricordiamolo, parziale del 2-1 per il Barcellona in questa finale che va dalla Serie B2, il primo parziale è finito 25-21 per la squadra tirrenica. Poi il secondo set con un grosso divario dell'F Volley, 25-15, terzo set 20-25 per il Barcellona, con un punto doppio che poteva valere il 20 pari e che ha rotto, ha spezzato le gambe alle atlete di Carmelo Spinella, che cominciano male questo quarto set con un attacco sulla rete di Andrea Serban. 1-0, adesso il rischio è quello di non perdere. Di non perdere la fiducia. Rosa Letizia, Andrea Serban, Teresa Parasporo, Andrea Serban, Murata, per la Caruso, muro, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, pallonetto di Irene Ferraro, non va,
da Caruso, Alessandra brava nel recupero, mentre ancora la Caruso, Rosa Letizia, Teresa Varasporo, dal centro vai Marcella, dai così ragazzi, vai così, uno pari. Serban, entra la 9, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Alessandra, vai re, Rosa, riusciamo a recuperare un melone miracolosamente, palleggio per la Caruso, muro, ottimo, non va, brava Rosa, vai Teresa, fallo in attacco di Teresa. Barcellona 2, 1 F Volley Santa Teresa. Rosa Letizia, in ricezione, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, la Caruso, la Brigandì, Rosa. 3-1 per il Barcellona. Serve una sterzata sicuramente. Le ragazze sembra aver accusato il colpo del terzo set. E ancora la Caruso al servizio. Andrea Serban, Teresa Parasporo. Ottimo, ottimo Marcella. Dai ragazze, dai! Tutto ancora si può. Basta crederci, dai! Con la testa si vincono le partite, dai, 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 dai! Marcella Scrimieri. La Brigandì, Collegio Empire, dalla seconda linea. La Caruso. Difesa Santa Teresina che lascia desiderare. Quarto punto per il Barcellona, 4 Barcellona, 2 F Volley. Imbattuta Martina Brigandù. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Sona Cameli. Muro, Andre Serban, Teresa, Alessandra Maccarrone, Murato. 5-2. Mentre entra in campo Fabiana Cannata per Alessandra Maccarrone. Fabiana Cannata al posto di Alessandra Maccarrone. Vai Warrior, serve la tua scossa, la tua grinta. Teresa, Irene, ancora le ospiti. Rosa Letizia, Irene cerca di piazzarla. Rosa, recupero miracoloso, eccola qui. Bagher di Fabiana Cannata. La Brigandì fanno lo schema. Teresa Letizia, Teresa Parasporo per Fabiana Cannata. Pallone sulla rete. Sei per il Barcellona, 2 per l'F Volley Santa Teresa. Giochiamola ragazze, dai, giochiamola. Al servizio il numero 9, Martina Brigandì. In questo momento si legge la tensione negli occhi delle ragazze, dei tifosi, della società, sicuramente è l'amara legge dello sport. Giocarsi tutto in una gara. Murata, Fabiana Cannata e Irene Ferraro, dai, forza ragazze, 6 Barcellona, 3 F. Mentre i tifosi incitano la squadra da gara al presidente Santo Carnabucci. Al servizio Irene Ferraro, battuta a salto, toppata
brutto errore di Rene Ferraro. Mentre siamo adesso sul display c'è un errore, siamo 7 per il Barcellona, 3 per l'F Volley Santa Teresa. Al servizio la Erba, Andrè Serban, Teresa Parasporo, Fabiana Cannata, punto, vai Fabiana, dai la scossa alla tua squadra. Adesso vai in lunetta al servizio la giocatrice originaria di Santa Teresa, che è cresciuta. Servizio, il pallone che resta lì, Irene Ferraro tenta il pallonetto, palleggia in bagher sulla contalinea della Caruso, Rosa Letizia, Teresa per André, tenta il punto e riattacco, brutto attacco della Caruso che manda in rete una palla che sicuramente non era difficile. Meno 2 per l'F Volley Santa Teresa, ancora Fabiana mentre il libero, ricezione la Brigandì a palleggio, Teresa Parasporo tenta il punto e il secondo tocco, buco centrale, buco al centro, mentre Alessandra Maccarrone soffre in panchina. Simona Brigandì, Fabiana Cannata, Teresa Parasporo, André Serban per la Caruso, pallonetto, Teresa Parasporo sui pallonetti, non ci siamo, il libero ancora per la Caruso, attacco per la Serban, Murata. più 4 Barcellona, 9 Barcellona, 5 metri. Serve una scossa immediata sul punteggio di 5-9 a favore. Ricordiamole che qui al Palo Dragozzi gioca la gara decisiva per l'accesso in Serie B2, la finalissima. Il Barcellona conduce 2-1 il punteggio dei 7 e in questo quarto set conduce per 9-4. La partita è ancora aperta, le ragazze hanno tutto per recuperare, sicuramente bisogna lavorare sulla loro testa ed è quello che dovrebbe fare Carmelo Spinella, speriamo ci riesca. Queste partite contano soprattutto per l'approccio mentale, ormai i valori tecnici sono relativi quando giungi in queste partite, bisogna tenere. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban, Murata, ancora André, non va, stanno prendendo tutto e noi non prendiamo niente, invece loro recuperano tutto in difesa, non riusciamo a recuperare. Il 7 prende una brutta piega, 10 Barcellona, 5 forza ragazze, dai. Mentre il mister Carmelo Spinella invita Valentina Cicala a scaldarsi, Rosa Letizia prende le misure con le compagne di reparto. Servizio per il Barcellona, Rosa Letizia, Teresa Parasporo per André, mettila, sì André, vai, scatenatevi, scaricate tutta la tensione che avete addosso, forza, liberiamoci di questi freni, sembrano frenate le ragazze, lo si legge negli occhi che manca qualcosa. Sonia Camelia, difesa, ricezione del libero, attacco dal centro, pallonetto, Teresa Parasporo per Irene Ferraro, stanno recuperando tutto in difesa e noi non mettiamo più la palla a terra. Irene Ferraro,
recupero miracoloso. Forza ora, che facile. Marcella, Teresa, per André, botta di André, e l'abbiamo messa giù finalmente, dai, mettiamola giù ragazzi, dai, 7F, 10, Barcellona, dai, che ancora tutto è possibile, niente compromesso, sono i cameli a servizio. Attacco dal centro delle ospiti, brutto errore della Salina. E rientriamo in partita, meno 2, break di 3 punti per l'F Volley Santa Teresa. Tempo chiamato dal tecnico Domenico Fazio, che ricordiamo lo scorso anno allenava il futuro Messina. Vi comunico che l'ultima gara di B2 maschile è stata vinta dalla Pallavolo Messina, che perciò è salita in serie B1 campionato nazionale. E mentre in questo momento lo speaker annuncia che la squadra della Pallavolo Messina è stata promossa in serie B1, ricordiamo che nella Pallavolo Messina è nutrita la rappresentanza Santa Teresina dal mister Giampiero Rivono, al direttore sportivo Natale Rivono, che è suo fratello, al vice allenatore Ciccio Trimarchi, allo scoutman Claudio Mantarro. Mentre Sonia Camelia, incoraggiata dal pubblico, si prepara alla battuta. Ricezione delle ospiti. Attacco per la Caruso. Brava Sonia, brava Fabiana. Recupero. André! Sì, André! 10 a 9. Sì, André. 10 a 9. 10 a 9. Sì, sì. Si scuote la squadra e rientra in partita. Ancora Sonia Camelia, palleggio per la Caruso, ancora Fabiana Cannata, ottimi due recuperi suoi, Irene Ferraro, Alzenbacher, vai Irene, cavolo, ancora dall'esterno, pallonetto, vai Irene, no, 11 Barcellona, 9F, si soffre. Al servizio la Marzo, il capitano del Barcellona, Tiziana Marzo. Fabiana Cannata, Teresa Parasporo, ed è così, vai Marcella, più convinte, dai! Convinte, adesso, ora è l'ora di allungare, dai, questo è il momento. Teresa Parasporo al servizio, ricezione per il libero, attacco di Martina Brigandini, più 2 Barcellona. Fabiana Cannata, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, tenta il punto diretto Marcella Scrimieri, Simona Brigandì. Mentre c'è un dubbio, un fallo di palleggio dubbio palleggio della palleggiatrice ospite. 13-10 al servizio la Salina per il Barcellona. Forza ragazze, dai. Fabiana, Irene, Serban. Brutto errore di Simona Brigandì. Brutto errore della Brigandì, che si lascia sfuggire, un errore sicuramente dettato dalla tensione. Anche le barcellonesi sicuramente sentono la gara. E adesso
la serba nel servizio per la Brigantini, ricezione difettosa, il libero, forza Rosa, forza Teresa, vai Irene, non la mettiamo giù, non la mettiamo giù, la Caruso, Rosa Letizia, Teresa Parasporo per Fabiana Cannata, vola Fabiana e non la mettiamo ancora giù, e loro la mettono giù, purtroppo, purtroppo loro la mettono giù e noi no. 14-11, nonostante ci regalano dei punti non riusciamo più a metterla giù. Forza ragazze, dai, 14-11 il loro favore. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, e l'abbiamo messa giù finalmente, 12-14 Barcellona, Marcella Scrimieri, forza ragazze, ancora tutto è possibile, ricezione delle ospiti, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, difesa della Caruso che adesso prova in palleggio, Irene, Teresa Parasporo per Fabiana Cannata, murata, schizzata a muro, Teresa per Irene che cerca di piazzarla, pallonetto, Teresa, Sonia Camelli, sicuramente le barcellonesi sono messe molto bene in campo e occupano bene gli spazi del parquet, mentre in questo momento la squadra dell'F-Volley diciamo che non si esprime al massimo, e mentre siamo sul punteggio di 12-15 sul punteggio di 12-15 rientra la Alessandra Maccarrone. I ragazzi cantano dalla curva F cercando di incitare. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, Irene Ferraro, Murata, la Brigandina al centro, André Serban, Sonia per Irene, non la mettiamo più giù, Martina Brigandì, André Serban, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone. Rosa, Irene, e forziamola sta mano, quando la forziamo la mettiamo giù, quando la forziamo la mettiamo giù, 13F 15 Barcellona al servizio, Irene Ferraro che non batte più al salto e questo è un brutto segnale, mancanza di fiducia, non batte più al salto, forza Irene, dai, non si capisce la scelta di questa battuta non al salto, una ragazza che dovrebbe essere guidata dalla panchina, bah. Allora Sonia Camelia, attacco dal centro, 14-16, forza, siamo a meno 2, crediamoci un po' di più, dai, meno 2, solo 2 punti ci separano da loro, tutto ancora in gioco, forza Alessandra, buona Alessandra, buona Alessandra, dai, dai che li prendiamo, dai, 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 vai Ale, vai Ale, ricezione, palleggio per la Brigandì, punto, punto, non riusciamo a contrastarle in attacco né a muro e né in difesa, sicuramente non un'ottima prestazione da parte delle giocatrici dell'F, Rosa Letizia, Teresa Parasporo,
Muro dentro, muro dentro, muro dentro. Muro dentro. La palla sembrava essere finita fuori. Rosa Letizia, Teresa Paraspor, Andrea Serban, Murata, recupera col piede. Ancora la Serban. Per la Caruso. Recupero di Irene. Per la Serban. Ancora Andrea Serban. Teresa Paraspor. Irene Ferraro. Passo fuori. E Irene sente la tensione della partita. Non ci sentiamo di accusarla, perché la ragazza sente molto la partita, sicuramente. 19-15. Intanto vi ricordo al tavolo della serie a prima che c'è Alberto Guarnera. Ciao Alberto. Alessandra Maccarrone, Sonia Camelia, Murata, mentre la Caruso, muro delle ragazze, Santa Teresina, vai Sonia, ancora su per la Caruso, muro, muro sbagliato, 20-15, 20-15. E la partita ha preso una brutta piega, qui dal Paratraguzzi, 20-15, pari il Barcellona. Entra Sonia Camelia, entra Valentina Cicala sul 15-20 per il Barcellona, entra Valentina Cicala al posto di Sonia Camelia. Alessandra Maccarrone, ricezione, Teresa Parasporo, la Serban che è l'unica che cerca di forzare l'attacco. Rosa. Ancora per la Serban e la mette giù. Vai Andrea, hai dimostrato di avere le palle in questa gara. 16-20 Barcellona 95. Mentre rientra Sonia Camelia al posto di Valentina Cicala. 20 Barcellona, 16-F, meno 4. Ricezione del libero sulla anche ennesimo pallonetto. Non ci siamo in campo, non ci siamo. Caro Carmelo Spinella, non ci siamo in campo. 21 Barcellona, 16 F Volley. Il mister chiama il tempo, il time out. Speriamo che trovi le giuste contromisure. Meno 5 in terza in questo quarto set, in questa gara, in questo quarto set. Il Barcellona tocca con mano la finalissima, però ancora nulla è perso. Forza ragazze, non molliamo, tutto è possibile, basta crederci. Il problema è che quando vi guardo negli occhi non vedo i vostri occhi. Questo è il vero problema. Tirate fuori la grinta che avete dimostrato durante quest'anno, perché avete tutto per poter superare questa squadra. L'avete dimostrato nel secondo set. Alessandra Maccarrone. E non ci siamo più con la testa. Non ci siamo più con la testa. 22 Barcellona, 16 F Barcellona, meno 6. Sicuramente è la legge dello sport giocarsi tutto in una gara dopo aver compiuto un anno trionfale. Al servizio il Barcellona, Teresa Parasporo, Marcella dal centro, ancora la numero 9 ospite, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo,
André Serban. Bravo André, brava, ce la stai mettendo tutta. Scuote la squadra André Serban. 17F 22, Barcellona al servizio, Teresa Parasporo, serve un filotto, serve un colpo di coda, serve un sussulto. Vediamo la numero 9, Teresa Rosa, Teresa Alessandra la fa passare, è libero ancora per la numero 9, attacco fuori, dai ragazze, dai, che ha fatto? Oh! Ennesimo, ennesimo. Ennesima decisione dubbia dell'arbitro che mette, ce la mette del suo. Il pubblico protesta, protesta per la decisione arbitrale che regala, Sulli regala il punto del 17-22. Rosa Letizia, Teresa Parasporo, André Serban ed è punto, Murata. Il 17, quello che doveva essere sul 16-22, ha dato sul 17-22 il punto del potenziale, 18-23 al servizio la Serban, ricezione difettosa delle ospiti. Alessandra Maccarrone, la numero 9, la Brigandì per la Erba. Marcella, Teresa, Irene, botta di Irene, così Irene, dai, non demordere. André, Teresa, per Alessandra, Murata, Rosa, Teresa, cerca il pallonetto, Irene, Marcella, Teresa, Irene, Murata, scambio lunghissimo, botta grandissima a Rosa Letizia. Teresa Parasporo, Alessandra, punto infinito, punto infinito, punto infinito, punto infinito, punto infinito. Non si può regalare, caro signor Messina da Catania, non si può regalare un punto, era il punto che ci avrebbe portato sul 18-22 e può darsi sarebbe stata un'altra gara, ma comunque ancora speriamo. 23 Barcellona, 19F al servizio, André Serban. André Serban, ricezione delle ospiti, attacco per la 9, André Serban, Teresa Parasporo, Alessandra Maccarrone, Murata, André, Teresa, Irene, cerca di piazzarla per la Caruso, botta, botta della Caruso. 24F 19, 5 set ball per la squadra barcellonese, ed è dura commentare questo finale di gara per chi come noi ha sostenuto questa squadra sin dall'inizio, è molto dura. 24 per il Barcellona, Rosa Letizia, Teresa Parasporo, attacco di Alessandra Maccarrone. 24-20, 4-7 ball al servizio, Marcella Scrimiera, Marcella Scrimieri. I ragazzi sono fantastici dall'esterno, ma anche le ragazze sono state meravigliose in questa stagione. Comunque finisca, grazie a tutte per quello che ci avete fatto vivere, per questa lunga cavalcata. Attacco, dai ragazze che ancora si può, dai. 21F 24 Barcellona, fateci rivivere questo miracolo. Anche loro sentono la partita, anche loro possono accusare la partita di vincere una gara che a questo punto possono perdere soltanto loro, che avendo 3 punti di vantaggio e ne avevano ben 5 dal 23-19, grazie anche all'aiuto determinante del direttore di gara che ha concesso sul
17-22, un punto che non esisteva, facendo balzare sul 23-17 la squadra del Longano. E sono momenti trepidanti, il pallone scotta tra le mani delle giocatrici, non vorremmo essere nei panni di Marcella Scrimieri in questo momento al servizio in quella che potrebbe essere la palla decisiva della partita della stagione. Marcella Scrimieri, ricezione delle ospiti in bagher, palleggio per la 9, Alessandra Maccarrone, Teresa Parasporo, ancora per Alessandra, la Caruso, la Brigandì, per l'altra Brigandì, Marcella Scrimieri, Teresa Parasporo, Alessandra. Com'è pesante questo pallone. No, 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 abbiamo recuperato, recupero miracoloso. Punto, fuori, fuori. Punto dubbio, punto dubbio. Punto dubbio, punto dubbio. Punto dubbio, punto dubbio. Sì. E finisce qui la nostra avventura. Vi diciamo grazie. Grazie a tutte le ragazze. Grazie per l'emozione che ci avete dato. Grazie Teresa Parasporo. Grazie Sonia Camelia. Grazie Valentina Cicala. Grazie Rosa Letizia. Grazie Andrea Serba. Grazie a Fabiana Cannata. Grazie Antonella Pedale. Grazie. Grazie Alessandra Maccarrone. Grazie Ilenia Miano. Grazie Marcella Scrimieri. Grazie. Alessandra, grazie Ilenia Ferraro. Grazie Vicinia. Grazie mister, grazie. Appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Insieme a te.